Buongiorno, riprendiamo i lavori. Oggi pomeriggio abbiamo il terzo momento di questo colloquium con una situazione della ricerca su Sciascia e la Francia e poi nella seconda parte del pomeriggio abbiamo una delle iniziative che ho sempre trovato più belle da parte degli amici di Sciascia, e cioè i giovani dei licei italiani e in questo caso italiani francesi, poiché si parla di Sciascia e la Francia, che hanno letto Sciascia, in questo caso hanno letto Il Consiglio d'Egitto, che non era tanto facile per alcuni di loro, e presentano i loro lavori. Io avevo accennato, quando abbiamo cominciato questo colloquio nel primo giorno, avevo accennato a questa ricerca di cui il Consiglio d'Egitto è praticamente la porta d'ingresso. Abbiamo scelto questo romanzo come, anche come momento in cui il discorso fra Sciascia e la Francia si fa molto evidente e le relazioni sul Consiglio d'Egitto sono state appunto il primo momento per entrare anche in questa tematica che occuperà un gruppo di volontari, di colleghi di università e di giovani studiosi, un gruppo che si sta allargando mano a mano per i prossimi 2 anni ancora e spero alla fine darà dei risultati tali da poter non soltanto fare una situazione generale, ma permettere ancora altri lavori sui documenti che nel frattempo avremo presentato. Dopo il Consiglio d'Egitto c'è stato stamattina un secondo momento in cui uno degli elementi fondanti dell'immagine di Sciascia e la Francia, cioè il suo illuminismo, è diventato oggetto di relazioni e di dibattito. Oggi noi, pomeriggio, noi attraverso 4 fra i percorsi che sono in corso di, come dire, che stiamo percorrendo, saranno presentati, cioè abbiamo dei lavori in corso e qui cominciamo a vedere alcune tappe, alcuni momenti. Cosa vuol dire Sciascia e la Francia? Come vi avevo anticipato, per me è stato innanzitutto quale Francia per Sciascia, quale Italia per i francesi attraverso le opere di Sciascia, quale Sciascia leggono i francesi, attraverso quali traduzioni, quali trasformazioni, attraverso quali immagini mediatiche. Che tipo di rapporto ha voluto dire, quali sono le persone che incontra, quali sono i testi che nascono dal suo soggiorno, dei suoi rapporti, soprattutto con Parigi, e come sono i suoi romanzi in francese. Allora, di questi percorsi noi abbiamo qui alcuni elementi, intanto. I rapporti con coloro che sono stati i suoi migliori interlocutori francesi, e cominciamo con Claude Ambroise, che era lettore all'Università degli Studi di Milano, laddove sia il professor Capatti sia io l'abbiamo conosciuto. Io l'ho conosciuto forse un po' prima di Capatti, quando Claude Ambroise si occupava essenzialmente di Gadda, poi ha avuto la folgorazione, la lettura, l'amicizia con Sciascia, ne è diventato un critico, direi particolarmente esigente e al tempo stesso entusiasta nei suoi articoli che pubblicava su giornali francesi, e è diventato il curatore delle opere complete della prima edizione dell'opera di Sciascia, cioè l'edizione Bompiani. Nessuno poteva parlare meglio di Claude Ambroise e Sciascia se non il mio antico compagno e poi collega, il professor Capatti, che ha cominciato, lo confessiamo, come studioso di letteratura francese del 600 e poi è diventato famoso anche come studioso del gusto, fino a diventare rettore dell'Università del Gusto e si occupa da un certo numero di anni di problemi che vanno più nel campo della storia del gusto che della letteratura. E lui frequentava Sciascia accompagnato da Claude Ambroise. La famiglia di Claude Ambroise ci ha dato materiale molto interessante che noi pensiamo di pubblicare. Si tratta vuoi di articoli che sono usciti su periodici ora di difficile riferimento, vuoi soprattutto di manoscritti, di conferenze, quindi testi mai pubblicati, che la dottoressa Ferretti gentilmente ha
preso in mano e che prepara per la pubblicazione. Quindi noi abbiamo la documentazione che ci è stata data dalla famiglia, abbiamo i nostri ricordi, e quindi su questo primo rapporto fra Sciascia e uno dei suoi più importanti, forse il suo primo grande interlocutore francese, passo la parola a Alberto Capatti. Il mio intervento tende a focalizzare la figura di Claude Amboise, prima su un piano meramente biografico, poi successivamente cercando di cogliere alcuni degli elementi che hanno condiviso a creare un'immagine reciproca nei confronti della letteratura. Claude Amboise nasce nel 1935, i suoi genitori lavorano nella maglieria, 12° arrondissement, quindi sono gli arrondissement periferici, non viene da una famiglia cosiddetta abbiente, fa studi di italiano alla Sorbonne e diventa agrégé. A partire da questo si apre un percorso. È un percorso che Marina descriveva come gaddiano, comunque milanese, viene destinato ad essere lettore all'Università di Milano. Io l'ho avuto come insegnante al secondo anno, il primo anno per una sorta di banale coincidenza sciasciana era stato Fusco che occupava lo stesso posto. Lettore all'Università di Milano vuol dire che si occupava di letteratura francese. Che tipo di immagine dava della sua conoscenza della letteratura, naturalmente per noi era solo quella francese, era un sartriano e a Sartre ci ha educato, ci ha avviato e ci ha costretto. Il percorso milanese è un percorso che dura 10 anni, dal 64 al 74, attraversati da un fenomeno fondamentale, cioè la capitale della contestazione, in un istituto in cui Luigi De Nardi era preside di facoltà e non avrebbe tollerato nemmeno una scherzosa allusione ai suoi avversari politici, che erano gli studenti. A questo punto, nel 68, però, io inserisco un motivo, diciamo, contestuale. A Ispra, Arcurio m'invita a cette soirée où il fut question, en présence de l'auteur, Sciascia, di Consiglio d'Egitto. Siamo nel 68, quindi è dal 68 che io faccio derivare una conoscenza di Sciascia. Questa conoscenza come si sviluppa? Si sviluppa a livello amicizia, editoriale, professionale. Amboise deve fare una grande thèse su Gadda e compagni, naturalmente non la farà e quindi sarà un escluso dal sistema universitario. Sottolineo, contrariamente a alcune cose apparse durante così il mio ascolto a questo convegno, che Sciascia sceglie un professore agrégé al liceo di Gap come suo curatore, non sceglie un universitario. E gli universitari non sono i suoi obiettivi. Non sono i suoi obiettivi e anzi sceglie un professionista il quale ha abbandonato l'Italia e nello stesso tempo non ha un ruolo accademico in Francia. Questo è estremamente importante perché la devoluzione delle opere complete di un autore a fine carriera, perché siamo negli anni Ottanta,
si spiega soltanto attraverso delle scelte politiche che purtroppo non sono state evocate questa mattina. Secondo periodo quindi che io colloco 75-85, che è il periodo di professorato liceale, cui segue per Amboise una tesi sur travaux e una cattedra all'Università di Grenoble. Apro l'edizione di queste opere e la prima cosa che mi salta all'occhio è che non sono una Pléiade, ma non sono radicalmente una Pléiade, perché quando io leggo, secondo Montaigne, se non ricordo male, la scoperta che un contadino e un uomo hanno fatto le monache di un certo convento, immediatamente vado alle note e le note non ci sono. Cosa vuol dire che le note non ci sono? Vuol dire che da un lato quel lavoro ingrato, che era risalire a una filiera, che era Montaigne, La Bruyère e Courier. Courier, nelle lettere du rédacteur au censeur, dà un'analisi completa di tutta questa filiera montegnana del contadino come uomo, e lo dà con La Bruyère e lo dà con il proprio apporto. È una nota che avrebbe occupato 20 righe, minimo, ed è una nota completamente assente. Come giustifica questo metodo Amboise? Dice: chiunque si avvicina a questo libro e sé, e vi si avvicina come Sciascia da scrittore, sa di avvicinarsi a qualcosa di molto particolare, di procedere, almeno implicitamente, a un confronto con se stesso. Questo è il tema dell'incontro speculare con Montaigne. L'altro, altri filologicamente, salderanno il debito di Leonardo Sciascia nei confronti di Michel de Montaigne. Io vorrei pensare piuttosto a Sciascia, e questo è il motivo della nota assente. Nota che io non cercherò a redigere in un testo scritto, perché non mi interessa, non mi compete, mi compete semmai analizzare questo strano rapporto che si costruisce, perché il rapporto è molto più strano che una lettura da parte di un italianista avvertito, colto e via dicendo, di un autore siciliano. Cos'era la Sicilia per Amboise? Un viaggio da studente in treno e nulla più. Poi 8 anni a Milano e 8 anni interamente prigioniero di una tesi assente e della scoperta lenta di un nuovo personaggio della letteratura italiana. Ed altro, perché Amboise scrive un testo, è un romanzo che in famiglia veniva chiamata Gli sputa sul soldo, e per spiegarvi che cos'era Gli sputa sul soldo, era una setta che si riuniva e faceva una cerimonia dello sputo nell'occhio della bestia. In fondo ad una grande stanza di Disadorno è appeso il ritratto del governatore della Banca d'Italia, che è Carli all'epoca. Ogni membro della setta gli passa sotto e cerca di raggiungere con un getto di saliva una delle due pupille della bestia capitalista, la destra di preferenza. Questo è il romanzo, e come comincia il romanzo di Amboise? Avevo voglia di dire il romanzo di Sciascia, perché comincia col cadavere di un ingegnere vicino alle ferrovie monzesi, Milano-Monza, un cadavere dilaniato da una bomba. E qui bisognerà trovare una giustificazione, e caso strano, la giustificazione ultima, che mi fa sentire che la vicinanza era molto forte, anche se Amboise non pubblica ormai questo testo e nessuno assolutamente conosce Gli sputa sul soldo, anche se
diciamo, la fine di questo romanzo è la fine con un personaggio che abita in via Conca del Naviglio 37, l'indirizzo di Claude, tra l'altro, e successivamente un personaggio che è una sorta di amministratore capo, capo di un DA bancario, dietro cui si vede la figura mafiosa e immobiliarista. E la storia è la storia di una serie di delitti, non degli sputa sul soldo che erano gli studenti universitari, ma ovviamente degli immobiliaristi come i grandi delinquenti, io dico della Lombardia di oggi, perché oggigiorno la storia lombarda è segnata pesantissimamente da una mafia di importazione, non dico sciasciana, ma comunque di importazione. Passo all'altro aspetto. Ho detto che Claude vede in Montaigne, rispetto a Sciascia, una sorta di motore di scrittura. È quello che avvia un processo di creatività e di scrittura su se stesso. Ma allora mi pongo immediatamente una seconda domanda. Dove si situa il critico rispetto a questa macchina che è messa in moto da Montaigne verso Sciascia? Si situa al passo successivo, per cui Montaigne, Sciascia, Amboise e probabilmente io stesso che sto evocando sono il quintultimo o l'ennesimo anello di questa catena. Come giustificare questa specularità? E allora io vado a vedermi l'edizione delle opere complete e mi diverte rileggere quella che è una formula totalmente anonima, anomala nelle opere complete. Cioè, io propongo un editore, faccio le opere complete di, e poi successivamente dico, comincio con un'intervista. E l'editore mi dice, ma tu sei matto. Perché non si comincia, l'intervista è una cosa da giornalisti, non è una cosa da curatori di opere complete. Ebbene, questa intervista io l'ho riletta. Prima domanda di Claude Leonardo. Ex abrupto, dirò che tra i vari approcci possibili ai tuoi libri, la Sicilia, la cronaca, la politica, il più convincente mi pare la tua volontà di fare della morte un'esperienza narrabile. Sono rimasto esterrefatto perché 3 anni dopo Sciascia è morto e perché la morte viene evocata immediatamente come una sorta di tema su cui dibattere. Cosa risponde Sciascia? Risponde con una lunga e prolissa diciamo circonlocuzione e poi cosa dice? Se la tua, oltre che una constatazione, è una domanda, rispondo che sì, vorrei raccontare il morire, la morte come esperienza. Cosa è successo? Che la specularità si è invertita, che il personaggio diventa Sciascia e non più Amboise, che è Amboise che scrive tutta l'intervista e non è Sciascia che la scrive, e che i ruoli si sono rovesciati. Potrei dare molti esempi di questo. Per me capire ciò che sei riuscito a fare vuol dire chiedersi come, nello stesso tempo, i tuoi libri siano romanzi della scrittura, la maggior parte dei tuoi personaggi hanno a che fare con la scrittura, e narrazione di vicende che, anche se inventate, rimandano il lettore all'attualità, alla storia, alla morte, e cioè all'esperienza della realtà. Puoi aiutarmi a capire? Domanda Claude. Non credo che una mia risposta a questa domanda ti aiuterebbe a capire. Forse complicherebbe, confonderebbe, ti porterebbe a non più capire quello che invece hai perfettamente capito. Cosa fa Amboise? Rovescia totalmente i ruoli ed è lui Sciascia. È Sciascia che parla e che interroga Sciascia. Questo punto, secondo me, è fondamentale, perché è il terzo step
di quello che, uso la parola steppe che è una parola volgare e non dico troisième niveau perché farebbe ridere, è il terzo step di un rapporto Montaigne-Chasse-Ambroise. E a questo punto, siccome devo stringere fondamentalmente, ritorno alla domanda principale dell'intervista e poi a quella che saranno tutta una serie di considerazioni che verranno fatte. La domanda principale era la morte. La morte come io la situo nella mia vita, dice Claude, come tu la situi nella tua vita. E Claude Ambroise, Ambroise Claude. A questo punto sul discorso della morte si apre una straordinaria riflessione. Sottolineo che io non posso prescindere nel parlare di questo dalle due morti, sia quella di Chasse sia quella di Ambroise, che parlavano di morte e parlavano apparentemente per traslata via di comunicare quella che è una narrazione di tipo poliziesco, banalmente, in realtà parlavano esattamente di un problema cruciale all'interno del sistema, come qualificare la morte. E allora, se Chasse l'aveva fatto perfettamente in tutte le sue opere, in modo costante e in modo ossessivo, perché non si è un giallista senza concepire la morte come l'unico motore della mia narrazione, a questo punto devo vedere la configurazione che il critico dà a questo tipo di problema per poter capire come leggeva Chasse e come Chasse poteva condividere questa lettura. È indubbio che la condivisione, l'intervista lo dimostra, era il fondamento del loro rapporto critico. E a questo punto è forse il testo su Lark, diciamo che abbiamo molti testi di Ambroise. Ambroise era capace di redigere il testo di una conferenza alla biblioteca di Lugano ed era capace di redigerlo come un vero testo, vero e proprio testo. Era capace di dedicare delle pagine manoscritte a Montaigne e Chasse, da cui ho ricavato alcuni spunti. Ma trovo che il testo per me più illuminante è stato Trace de vie nell'Arc. L'Arc era nel 79, quando appare il numero su Chasse, una delle riviste più ambite, più diciamo ricercate dagli studiosi, e ovviamente quello che era l'intervento di Ambroise era un intervento autorevole per quello che aveva già scritto, tradotto e via dicendo, ma era anche autorevole per quello che avrebbe raccontato. Ed ecco la frase per condensare. Écrire la littérature, c'est cela, sur un horizon de mort, laisser de traces de vie. Laisser des traces de vie. Questo tipo di problema viene sostanzialmente sviluppato a un doppio livello, che è un livello ad un tempo personale, perché l'horizon de mort, per quanto immaginario, è sempre un orizzonte di un vissuto, non è un orizzonte di un'assenza, e nello stesso tempo di costruzione di quello che è un modello di pensiero all'interno del quale viene sostanzialmente avviluppato tutto il testo letterario. Quello che ne risulta è che è vero, la letteratura sono tracce di vita,
e la morte dei due me lo conferma nel modo più perfetto. Nello stesso tempo le tracce di vita e le tracce di morte sono esattamente la stessa cosa. Quello che conta è la loro persistenza al di là dei tentativi di narrarle, chiosarle, scriverle, dimenticarle. Non si è alluso molto alla capacità di oblio di Sciascia, quando ripetutamente ogni nuovo romanzo era una cancellazione del precedente e rappresentava una sorta di deriva, prima di essere ancora di una nuova progettazione. E Ambroise è proprio affascinato, tracce di vita, tracce di morte, da questa specularità che io ho già avvertito in Sciascia Montaigne Ambroise e che ritrovo anche sul problema della morte. Le tracce sono una scrittura che senza la morte di Sciascia e di Ambroise potrebbe iterarsi all'avventura e che invece la morte consacra e consacra definitivamente. Dietro questo approccio io ho voluto vedere un pensiero di derivazione indiretta cristiana. Perché? Perché non è logico che su un problema della morte un laico citi Dante alla fine del saggio Sulac. Citare Dante è riportare tutto il pensiero della morte, in un ambito culturale e indirettamente o direttamente religioso in cui questo pensiero si è concretizzato. E in questo senso citare Dante significa recuperare un immaginario in cui le tracce di vita si moltiplicano al talento di ognuno e danno un senso ad una visione che trascende l'umano ed evidenzia lo spirito e il suo linguaggio. Per il cristiano, tuttavia, la vita è eterna, prima e dopo, mentre Sciascia e Ambroise operano nella contingenza, in una vita che solo la scrittura sembra riflettere durevolmente ed è abbandonata a se stessa, ad occhi e a mani che la convertiranno in letture e scritture sempre più lontane e caduche. Ringraziare Alberto Capatti per questo suo bellissimo intervento. Vorrei ricordare che il Sciascia Montaigne fa parte del materiale manoscritto che la dottoressa Ferretti sta trasformando in testo e che potremo quindi, grazie all'autorizzazione della famiglia Ambroise, potremo leggere in un secondo momento. Alberto ha citato Mario Fusco come lettore all'Università di Milano prima di Claude Ambroise, e se l'edizione completa Bompiani è stata curata da Claude Ambroise, l'edizione completa francese è stata curata da Mario Fusco. Mario Fusco è stato il compagno di Sciascia, ha aiutato perché la Francia lo conoscesse nel modo migliore, l'ha tradotto, come anche Ambroise è stato traduttore di Sciascia, e Mario aveva anche un ruolo importante nel mondo delle case editrici francese, quindi gli dobbiamo veramente moltissimo per quello che è stato conosciuto degli scrittori italiani in Francia. C'è la dottoressa Lombardo, che non soltanto ha lavorato in Francia all'Istituto Culturale Italiano, adesso è invece ritornata in Italia, ma ha già lavorato molto su Sciascia e ha avuto anche la fortuna di avere un rapporto di amicizia con la famiglia Fusco, che quindi ha consentito al lavoro sulla corrispondenza fra Fusco e Ambroise, e le passo la parola con molta curiosità.
Ok, si sente? Oggi mi hanno detto devi parlare in stampatello e quindi ci proverò. Allora, sì, Sace Fusco, questo è l'oggetto della comunicazione di oggi. Ho un paio di premesse necessarie, spero di non impiegare troppo tempo nelle premesse. La prima riguarda la collocazione di questo lavoro. Si tratta della seconda fase, della seconda tappa di un lavoro che è cominciato diversi anni fa e che mi ha portato a conoscere, ad avere questa fortuna, conoscere il professor Fusco personalmente nella preparazione di una conversazione che poi è stata pubblicata nel numero 4, se non sbaglio, di Todo Modo. Lì c'era appunto un colloquio col professore, toccava vari punti e io avevo usato le carte che vi presento oggi così, come archivio un po' libero da cui attingere tematiche, spunti per imbastire una conversazione che secondo me doveva essere in un modo poi andata molto oltre ed è stata molto più ricca e più bella di come avevamo immaginato. Quindi le carte allora non erano riordinate, adesso vi darò delle informazioni su come, costituisce questo carteggio, questa corrispondenza e fra un attimo vi dirò come ho lavorato. Per cui ecco, non mi soffermo sulla figura di Fusco che comunque è molto nota, non mi soffermo sui singoli momenti in cui i due si sono incontrati, hanno viaggiato, si sono passeggiati le loro due città del cuore che erano Palermo e Parigi, però ecco questa cosa la vedremo insieme dalle carte. La seconda premessa invece ci riporta al professor Ambroise. Ed è una premessa metodologica, cioè è quel consiglio, quel suggerimento che lui ci ha dato diversi anni fa ormai, quando ci diceva che, per dire ancora qualcosa su Sciascia, al di là dell'interpretazione, al di là della critica, bisognava andare negli archivi. Bisognava fare un tipo di lavoro storico, filologico, che allora, parlo di, non mi ricordo più che anno era, eravamo a Palermo, lui ci disse questa cosa, Castello Uzbeggio, esatto. Lui ci disse questa cosa e da allora effettivamente molti filoni di studio che partono dalle carte degli autori non pubblicate sono stati aperti e portati avanti. Ecco, il lavoro di oggi si inserisce in questo discorso qui, un discorso un po' più ampio. E dunque cercherò di accompagnarvi tra le lettere, suggerendo un percorso che è di tipo filologico, prima ancora che storico. Oggi si diceva, il professore ci ricordava, bisognerebbe partire dai testi. Ecco, io faccio un passo ancora indietro, questi sono i pretesti, sono le cose che non sono state pubblicate in gran parte, ma da cui nascono i testi che poi leggiamo sotto forma di libri o di articoli, eccetera. Partiamo dalle informazioni. Il carteggio consta di 53 lettere e biglietti di Fusco a Sciascia e poi un po' meno 20 lettere e biglietti viceversa di Sciascia a Mario Fusco, ai quali si aggiungono poi alcune lettere, alcuni altri documenti, per esempio i contratti di edizione, che sono come pezzi di un puzzle che altrimenti rimarrebbe con dei buchi, perché molta parte dei loro rapporti si svolgeva anche facendosi mediatori l'uno dell'altro rispetto alle case editrici che avrebbero poi pubblicato i libri e le traduzioni. Le lettere di Sciascia a Fusco sono state conservate dal destinatario, da Fusco, e mi sono state date da lui appunto nel 2013. L'altra parte del carteggio invece è separata e si trova alla Fondazione Sciascia di Racalmuto. Mi è stata fornita in PDF, quindi ringrazio doverosamente la dottoressa Graci per questo, a seguito ovviamente dell'autorizzazione del professor Fusco di usare i materiali per qualunque tipo di lavoro. E poi altri materiali vengono per esempio dall'archivio Sellerio, ma sono appunto pezzettini minoritari del puzzle. La prima cosa, la prima difficoltà che ho dovuto affrontare è stata quella della datazione di molte lettere, perché Fusco in particolare non usava datarle, per cui io avevo 53 documenti, solo una piccola parte dei quali potevo collocare in questo puzzle con precisione, e poi ce ne sono altri datati domenica, per cui o 14 aprile, sì, ma di che anno? Per cui il primo lavoro, la prima fase di ricostruzione è stata piacevolmente faticosa, è stata quella di rimettere a posto
le missive e le risposte dei due corrispondenti. E questo puzzle si compone attraverso, sì, avvenimenti che sappiamo da altre fonti, alcune date le abbiamo, e poi ci sono le parole che si rimandano dall'una all'altra lettera, sai, ti ricordi quella cosa, e allora è stato più o meno ricostruito tutto. Dunque la datazione ce l'abbiamo quasi per tutte le lettere, per alcune proprio non sono riuscita, ma magari ritornando sui testi sarà un po', si potrà completare la ricostruzione. Gli indizi ce li abbiamo per un dialogo che si svolge quasi sempre a distanza. Loro si scrivono lettere quando stanno rispettivamente a Parigi e Palermo il più delle volte, ma non sempre sono a distanza. E la prima figura che vi mostro, il primo testo, è quello di un biglietto lasciato in albergo. Quindi si trovavano tutte e due nella stessa città, in particolare a Parigi, per questo c'è solo domenica, probabilmente bastava un riferimento temporale di settimana, esatto, minimo. E a volte questi bigliettini sono piccoli, ma sono non meno gustosi delle lunghe e appassionate lettere che parlano di letteratura. Questa, per esempio, vi parla di un appuntamento, vedo se sì, ecco, il puntatore sta qui, appuntamento con Gallimard, ci vediamo alle 15:30, Rue du Bac, angolo con Boulevard Saint-Germain. Penso che domani Perec sarà tornato e che ci potrà raggiungere. Come questa comparsa improvvisa e assolutamente randomica, perché non torna quasi più, di Perec all'interno di un sistema di relazioni, mi incuriosisce, sono molto affezionata a questo biglietto che ci porta in luoghi specifici, insomma. E così ce ne sono tanti altri. Per quanto riguarda l'estensione cronologica del carteggio, poi vado un po' ai temi e ai contenuti, appunto le datazioni le abbiamo quasi tutte. La prima lettera del carteggio è quella di Fusco a Sciascia ed è del 29 aprile del 65, il termine iniziale di questa corrispondenza, mentre l'ultima è ancora una volta di Fusco ed è quasi certamente dell'89, dico quasi certamente per una questione di come stai, spero che tu ti sia ripreso, e, insomma, ci dice qualcosa delle ultimissime fasi, insomma, di rapporto. E l'ultima di Sciascia è del gennaio dell'89. E, per quanto riguarda l'organizzazione temporale, io ho provato a dare dei riferimenti, degli orientamenti, quindi ho diviso i documenti in decenni, decennio 60, decennio 70 e decennio finale, anni 80. Il decennio più ricco di attività, di informazioni, di cose che ci interessano per ricostruire delle storie è il decennio 70, quello degli anni 70. Sono pochissime, ovviamente, le lettere degli anni 80, una sola di Sciascia in queste. E le prime lettere, invece, quelle degli anni 60, ci dicono di un rapporto che è assolutamente un rapporto di giovane traduttore a apprezzatissimo scrittore. E quindi sono lettere in cui si sentono le formule di rispetto, deferenza e anche gratitudine del traduttore nei confronti dello scrittore, alle quali però lo scrittore risponde con altrettanto rispetto, precisione, adesso vi dirò in che cosa, e anche gratitudine. Da qui il titolo del mio intervento, grazie per la traduzione, che è una specie di ritornello per tutto il carteggio. E progressivamente si abbandona la forma del lei e poi al discorso sulle traduzioni, che però è il primo ed è il principale di cui parlerò oggi, si affiancano altri temi, altri discorsi. Appunto, il carteggio si apre con uno scambio sulle traduzioni ed è giusto considerare questo come il primo e più importante filone all'interno dei documenti, della corrispondenza. Vi mostro. 29 aprile 65, è proprio la prima lettera che abbiamo di tutto il gruppo di documenti. Ho preso uno stralcio, quindi c'è un prima e un dopo, però queste righe mi piaceva mostrarvele perché è un passaggio, uno dei tanti, in cui Fusco chiede spiegazioni sulle parole. Quindi senti, ho difficoltà a tradurre questo e quello. Per esempio sti giummetti, siamo alla traduzione del 48, il racconto è quello, il testo è quello, i giummetti di pagina 73, il senso esatto di D'Ammuso, che non riesce a tradurre, e poi per il giorno del venerdì santo c'è un significato speciale. Questa cosa a me piace perché Fusco sa benissimo che le parole non hanno una traduzione in parole, cioè che portano una
profondità semantica e significativa che è culturale, che non è linguistica, e quindi da subito si vede questa difficoltà e anche l'attenzione alla traduzione. E infine il titolo, il 48, mi fa tribolare, perché ovviamente non si può tradurlo così in francese e d'altra parte non so come renderlo. Avrei voluto parlarne con lei, semmai le scriverò di nuovo, eccetera, eccetera. Insomma, poi alla fine credo che rimanga 48 con la nota finale. Ok. Le successive che vi mostro portano delle risposte di Sciascia, quindi... il borghese, altra questione, non so se è traducibile con poca o tanta difficoltà, comunque bisognava soffermarsi. E, c'è un riferimento piuttosto interessante qui quando dice che nella Sicilia occidentale era difficile all'epoca trovare un borghese che non fosse mafioso, che non avesse rapporti con la mafia. Quindi qui siamo un pochino più avanti, sta traducendo le parrocchie di Regalpetra nel 69, ed è chiaro che alcuni dubbi, ma anche un interesse al contesto culturale emergono da questi problemi e da queste richieste di chiarimenti. Sciascia si preoccupa anche di dire cosa converrebbe eliminare o aggiungere in nota perché il lettore francese potesse capire meglio, potesse affrontare con più facilità il testo. E, potete leggere ancora qualcosa, insomma, sciroppo di coltre, gli chiedeva, vuol dire semplicemente lo starsene a letto per curarsi un raffreddore, sono anche espressioni idiomatiche che forse anche noi oggi abbiamo perso. Molti riferimenti si riferiscono all'AMGOT, al governo americano del dopoguerra in Sicilia, e molti riferimenti ancora, questo è per i prefetti, che non è preferiti del nuovo regno, insomma va anche correggendo refusi là dove sono rimasti. Ok, questa... Ah, ecco, questa ritorna sulla questione del gentiluomo, anzi, sulla questione del borghese, sta qui alla terza riga, dice ma un borghese di rispetto, un anziano, l'uomo di rispetto, vuol dire mafioso, vero? Quindi continuamente ci sono questi dubbi di questo tipo, che sono linguistici ma non solo. Ecco, secondo me per chi si occupa di traduzione è un aspetto molto importante. Prego? No, che comunque sono due espressioni che non coincidono. Quali? Uomo di rispetto e mafioso. Esattamente, però lì Fusco ce l'ha questo dubbio, ancora molto giovane. È vero che ha già tradotto, però ma, vuol dire mafioso e in realtà chiede una conferma o una smentita. E dunque analoghi scambi sulle traduzioni e su richieste puntuali di questo tipo si trovano anche un po' più avanti, per esempio in alcune lettere del 76 sulla traduzione del Majorana, della scomparsa di Majorana, curata sempre da Fusco per le edizioni di Nadeau della Quinzaine Littéraire. Ho citato Nadeau e quindi doverosamente il secondo filone, il secondo tema dominante di questo carteggio sono gli editori francesi, gli editori italiani, compaiono varie vicende che ci dicono che il rapporto di Sciascia con la Francia non è fatto solo di libri e di scrittori, sono proprio persone che intervengono, che sono personaggi di questo quadro, che si muovono e agiscono. Ora, le vicende editoriali dei libri di Sciascia in Italia e in Francia e del suo lavoro, per esempio, come editore per Sellerio, sono già stati ricostruiti altrove in contributi sparsi. E serve qui ricordare invece proprio il rapporto privilegiato che Sciascia aveva con Maurice Nadeau, rapporto personale e rapporto di stima profondissima, anche quando andava contro certi consigli commerciali, per esempio da parte dell'agente letterario che non apprezzava e non poteva che segnalare a Sciascia che il lavoro che Nadeau faceva nei suoi libri, nei confronti dei suoi libri, non era adeguato alla levatura e alle possibili tirature che avrebbero potuto raggiungere, ma Sciascia rimane fermo sulla sua idea, io resto con Nadeau, e intendeva dargli il Candido come prima pubblicazione, prima in Francia e poi in Italia, e poi lo fa con l'Affermoro, quindi comunque ha
questa predilezione, questo rapporto privilegiato. E, nelle carte di Fusco, oltre a queste cose che già sappiamo, si trova la testimonianza di una vicenda un po' curiosa, che, per cui nei primi mesi del 70 i diritti esteri di Sciascia si trovano contesi tra diversi soggetti, tutti convinti, ma proprio con letterone, di avere ricevuto la conferma che Sciascia vuole pubblicare con loro e non con quell'altro, che insomma è una cosa piuttosto strana. Dunque vi mostro, questa vicenda ve la mostro a ritroso, cioè partiamo dalla fine perché anch'io l'ho dovuta ricostruire dalla fine all'inizio. In questa lettera di Sciascia Fusco del 15 febbraio del 70, vi ho messo uno stralcio, dice: scusami se rispondo con ritardo, no, questo è per Perillare, scusate. Ecco qui, caro Mario, non mi è mai passato per la testa di cambiare in Francia editore, e non solo perché mi piace il tipo di edizioni che fa De Noël dei miei libri, la scelta dei traduttori, eccetera, ma anche perché sono sensibile ai contatti personali e l'aver conosciuto Maurice Nadeau-Pirouet e la signora che si occupa dell'ufficio stampa è per me un fatto decisivo, so fino a questo momento che Einaudi e i suoi agenti abbiano intenzione di passarmi ad altro editore. Ad ogni buon conto scriverò che è mio desiderio restare con De Noël. Quindi noi abbiamo la risposta di Sciascia a qualcosa che gli arrivava, insomma, con chi vuoi pubblicare, cosa sta succedendo. E allora poi questo si trova nelle carte di Fusco, quelle che ho ricevuto anni fa. Fusco aveva copia di questa lettera scritta, credo, dalla segreteria di edizione delle Lettre Nouvelle di Nadeau, in cui si chiede: senti, per favore, me la mandi la copia a questa Hoffman, me la mandi la copia della lettera in cui Sciascia dichiara, afferma di voler essere pubblicato non più da De Noël, ma da altro editore. Fammi avere qualcosa perché a me non risulta. E la signora risponde: effettivamente a questa lettera qui, indirizzata a Nadeau delle Lettre Nouvelle, in cui siamo spiacenti di comunicarvi che abbiamo ricevuto conferma dall'Italia che il signor Sciascia desidera essere pubblicato adesso da Gallimard. Quindi loro dicono: Sciascia vuole cambiare editore, però non allegano la lettera di Sciascia, per cui questa poi chiede spiegazioni e conferme. Niente di personale, per carità, niente contro Nadeau, ma lui, Sciascia, ritiene che i suoi libri non vengano presentati e diffusi adeguatamente, cosa assolutamente poi non vera, perché in realtà sappiamo che la vicenda con Nadeau è molto complessa, però in questa fase qui lui non intende assolutamente spostarsi e lasciare. E, ecco, quindi questa è una delle tante cose che si trovano in queste carte rispetto alla questione degli editori. E parlando di editori, ovviamente devo citare anche ben altro genere di collaborazione fra Fusco e Sciascia, che è quella per cui ad un certo punto Fusco è l'uomo di Sellerio a Parigi. Cioè Sciascia chiede a lui, si rivolge a lui, chiede conferme oppure ricerche a Fusco perché poi si possano tradurre e importare, pubblicare dei libri in Italia con Sellerio. Siamo negli anni 70, appunto, sono gli anni più ricchi di attività, più intensi di attività per Sciascia con Sellerio. E, c'è una questione per Eck, per esempio, questa l'avevo già accennata altrove. Perché lo abbiamo incontrato poco fa, insomma, al bar. Però questa storia qui riguarda la volontà di Sciascia di di ottenere i diritti per la traduzione della Vie Maudan Floy, della Vita Istruzioni per l'uso di Perec, e di farlo pubblicare da Sellerio. Cosa strana, perché in realtà non è proprio il tipo di libro che Sellerio, grazie anche a Sciascia, pubblicava all'epoca, però il tentativo c'è. In realtà poi la cosa non va in porto, due righe di corsa, dice Fusco da Parigi: per confermarti quanto ho scritto alla signora Sellerio, tutto è andato a monte con Hachette
editore francese di Perec, perché Einaudi, saputa della nostra offerta, quindi Fusco, Sciascia, Sellerio hanno offerto l'opzione, si sono fatti avanti per l'opzione di traduzione, ha raddoppiato l'ammontare del versamento iniziale, garantito 10.000 copie in partenza e ha aumentato le percentuali, per cui appunto questa che sembrava essere una bellissima, un bellissimo progetto al quale avevano collaborato e sul quale si erano spesi insomma già con richieste e proposte di contratto, alla fine non va in porto. Ci sono ancora? Ho qualche minuto ancora? Sì? Perfetto. Invece, ecco, anche in questo caso la lettera è carta intestata Sellerio, aveva il suo ufficio lì, sappiamo, Sciascia, e da lì appunto lavorava e scriveva in questo caso a Fusco, perché era Fusco il mediatore parigino, e in questo caso scrive: sono già arrivati i contratti per Bonfoy, per Gide, e quello per l'antologia di Bonfoy ha delle clausole piuttosto antipatiche riguardo ad altre eventuali edizioni italiane, ma è stato ugualmente firmato, quindi circolano nomi che poi entreranno a far parte del catalogo Sellerio nella Civiltà Perfezionata e nelle varie collane alle quali Sciascia in realtà non collabora, le fonda in questo volgere di anni. E invece, cosa che si sa solo dalle lettere, perché poi in catalogo mi sembra che non ci sia, non è arrivato ancora il contratto relativo a Le Mo sulle Mo di Starobinsky, che Sciascia avrebbe voluto pubblicare e invece poi no. Quindi, come ti ho detto a Napoli, Einaudi non intende pubblicare il libro, come da acclusa fotocopia, per cui in realtà è proprio un lavoro di editori, non si risparmiano. Poi, per favore, parlarne a Gallimard, quindi pensaci tu a procurare questo altro possibile contatto, poi non andrà in porto. Credo che abbiamo l'ultima su questo filone dell'editoria ed è forse la più bella. Siamo nel 77, quindi molte cose si trovano qui in quest'anno che è cruciale. E lui scrive, Sciascia in questo caso: carissimo Mario, ti ringrazio molto di quello che fai per i Sellerio, e cioè per me. A confermare che era un interno in quella fase. Tu e Ferdinando, si tratta di Scianna, siete le persone su cui più posso contare a Parigi e a voi spesso mi rivolgo. Questo naturalmente è preludio a un nuovo fastidio che sono costretto a darti, perché Ferdinando è già in Sicilia. E la richiesta in questo caso è una lettera di Caracciolo che il viceré mandò ad Alambert raccontandogli l'abolizione del Santo Uffizio. Quindi chiede di andare negli archivi per procurargli questa lettera, e che fu pubblicata nel Mercure de France del giugno 1872, punto interrogativo. In realtà poi in un'altra lettera corregge il riferimento bibliografico, perché non era il 72 la data. E poi un'altra richiesta: nel 1936 fu pubblicato in Germania un romanzo molto bello, il titolo Die Armada, autore francese. Oggi questo libro è ripubblicato con tanto di presentazione che ricorda questa vicenda qui, e cioè che Sciascia se l'era andato a cercare questo libro fuori catalogo da molto tempo, e appunto è ancora oggi in catalogo Sellerio. Ci deve essere qualche mistero, dice Sciascia, intorno a questo scrittore. Quel poco che so è questo: fu pubblicato quasi clandestinamente in Germania, in Francia e Inghilterra se ne parlò come un capolavoro, insomma vammelo a cercare. E di fatto poi lo abbiamo pubblicato e ristampato più volte. Il libro, ripeto, è molto bello, e sto facendolo poi, non ho messo anche l'altra parte, ripubblicare da Sellerio. Ecco, questo era per quanto riguarda il lavoro. L'ultimo momento che ci interessa è quello dell'amicizia, praticamente finito. Perché l'amicizia fra i due è forse il nucleo tematico che meglio ci restituisce il profumo, la temperatura, come volete, di tutto questo carteggio, di tutta questa corrispondenza, che è prima di tutto uno scambio di lettere tra due amici che hanno in comune delle passioni, ovviamente, per i libri, per le letterature e per i luoghi. E per i luoghi,
Parigi e Palermo sono come se fosse il terzo soggetto di questa corrispondenza, sono lì, sono desiderate, sono respirate, sono passeggiate ed è una cosa molto bella che si sente, che viene fuori. E in questo senso assumono un rilievo particolare alcune pagine critiche, queste non le ho lette ma ce ne sono tante, ogni volta che Fusco legge un libro di Sciascia dedica una decina di righe a una lettura attentissima e precisissima rispetto alla scrittura e al senso della coscienza, lui la chiamava, di Sciascia, così lucida, così pungente. E ci sono anche i racconti di viaggio, insomma è un carteggio completo, se immaginate un carteggio fra due amici che sono accomunati da passioni di questo tipo. E poi nell'ultimo periodo, al volgere della fine di tutto, dell'ultimo decennio, è molto significativo che a scrivere ormai è praticamente solo Fusco e le sue lettere diventano lunghissime. Cioè, è come se volesse supplire alla mancanza del corrispondente che tace per ragioni che sappiamo. Non credo che manchino lettere, la cura con cui questi documenti sono stati custoditi mi fa supporre che non ci siano mancanze o smarrimenti, ecco. E allora, è sempre più ricco di dettagli, di informazioni, gli racconta cosa sta studiando Fusco a Sciascia, gli racconta cosa legge, abbiamo fatto questo e quest'altro, in Francia va così e così, dettagli sull'attività di studioso, di traduttore, di editore, e si sente nelle parole lo sforzo per mantenere forte quel filo che lo unisce a Sciascia, che sembra assottigliarsi sempre di più nel contrappunto doloroso delle lettere dello scrittore che non abbiamo, che non ci sono. Quindi ecco, vi faccio vedere l'ultimo documento giusto per provare. L'ultimo per noi non è la lettera conclusiva del carteggio. Ok, è qui, 24 febbraio di... Io l'ho datato 84 per dei riferimenti ai libri e alle traduzioni. Però ecco, la lettera è questa. Non ha risposta, guardate. Tutto quello che si sta facendo, di cui mi occupo, come sta in questo momento. Insomma, è proprio tanto, perché dall'altra parte la risposta scritta non c'è. Ecco. Grazie, credo che sia evidente da questo sorvolo fatto su questa lunga corrispondenza la ricchezza, più lontano, la ricchezza del lavoro sui documenti, il lavoro che sta facendo la collega Lombardi sulla corrispondenza Sciascia-Fusco. È un lavoro che ci mette in contatto con il tema della traduzione, il ruolo di Fusco nella conoscenza che i francesi hanno di Sciascia, il ruolo di Sciascia nella conoscenza che gli italiani hanno dei romanzi francesi, della cultura francese, e poi ci sono tutti i problemi privati, i problemi dell'amicizia, i problemi della... riprendo l'immagine di Alberto Capatti, il problema dell'affrontare la morte, dell'aiutarti come amico, dello starti vicino come amico in certi periodi della tua vita. È una miniera veramente di cose ricchissime e di cose estremamente sensibili. È stato citato si parlava di mondo editoriale ed è stato citato a un certo punto nel rapporto con Nadeau, che è un altro dei percorsi. Il Ambroise e Fusco sono due degli interlocutori di Sciascia, i più preziosi, immediati, ma non i soli, quindi sono due esempi. È stato citato il ruolo dell'agente letterario. All'epoca di Sciascia c'era un solo agente letterario in Italia, anzi la figura stessa era una figura, come dire, quasi nuova, era un unicum, qualcuno che non era soltanto poi un agente, ma era anche un finissimo intenditore di letteratura e molte volte diventava anche un amico.
La nostra giovane studiosa, credo sia la più giovane del gruppo che lavora su Sciascia, ed è la dottoressa Serratti, che si è laureata all'Università di Torino con una mia bravissima collega anglista che ha lavorato su autori inglesi e che adesso sta lavorando e ha lavorato sull'archivio Linder. L'archivio Linder è stato messo a disposizione dagli eredi Linder, cioè dal figlio di Linder e dell'attuale acquirente dell'Agenzia Letteraria Internazionale, che era l'Agenzia di Linder, è stato messo a disposizione all'interno della Fondazione Mondadori per una catalogazione, quindi è stato catalogato e adesso con l'accordo degli aventi diritto è possibile consultarlo. E quindi Paola Serratti ha lavorato su questo archivio, in questo archivio, in rapporto a Sciascia e in rapporto ai problemi che ci interessano, cioè il rapporto con la Francia. Quindi c'è anche di più nell'archivio Linder, ma ha fatto un percorso estremamente preciso. Vediamo cosa ci dicono queste carte del rapporto con la Francia. A te la parola. Grazie. Innanzitutto, muovendoci sempre nel campo dei pretesti, il primo obiettivo è quello di vederci chiaro in tutte le situazioni che il filologo si trova davanti a dover affrontare. Poi da qui si isolano alcune componenti, una delle quali è proprio quella con il rapporto con la Francia, e il mio chiaro obiettivo è stato fin dal principio quello di offrirvi una lettura di questo rapporto, servendomi o meglio grazie a una figura chiave del panorama editoriale italiano internazionale, una figura che ha senza dubbio trasformato l'intero modo di pensare il mondo editoriale. Stiamo parlando ovviamente di Erich Linder, un unicum nel panorama editoriale, perché il nostro sistema librario italiano dagli anni del 46-45, insomma, fino agli anni 80 ha subito una grande fase di trasformazione, passando da una fase artigianale a quella che potremmo definire a un'industria editoriale, e l'ho fatto proprio grazie a questo personaggio che conosceva perfettamente i mercati. Aveva anche Giordano Bruno Guerri l'ha definito un cerbero, uno che ha tre teste e sapeva utilizzarle ogni volta in modo diverso, ovvero quella dell'autore, quella dell'editore e quella del lettore. Il problema del mercato editoriale italiano è stato sempre quello di avere un rapporto diretto tra l'autore e l'editore. Non si è mai pensato a dover avere una figura di mediazione che stabilisse su formule efficaci, su vincoli contrattuali, quali fossero i diritti e quali fossero i doveri. Questo non significa che in Italia non esistesse un'agenzia letteraria. Esisteva da tempo, era stata fondata l'ALI, l'Agenzia Letteraria Internazionale, a Torino nel 1898, ma lo scopo precipuo dell'ALI era quello di rappresentare autori e agenti stranieri. Quindi di fatto c'era una canalizzazione delle opere straniere in Italia, ma non avveniva il contrario solo attraverso la mediazione. Stiamo parlando, è chiaro che poi gli editori si occupassero di trasmettere i diritti esteri. Che cosa fa Linder? Quali sono le novità che introduce e qual è il suo compito? Non è facile dirlo perché è un compito complesso, stratificato, che richiede tante competenze, ma la cosa principale da sottolineare è che si occupa di tutelare l'autore in tutte le forme, anche a costo, insomma, di grandi contraddizioni, polemiche. Ma c'è una cosa che forse può servire a chiarire anche le polemiche con Adò. Quando vengono ceduti all'estero i diritti, stiamo parlando di diritti secondari, quindi di diritti di traduzione, e c'è una novità
importante che l'Inder ha introdotto, ovvero l'abolizione del diritto d'opzione, ovvero quella clausola del contratto tipo che prevede la pubblicazione delle opere dello stesso autore per lo stesso editore per un determinato numero di anni. Questo significa che nel caso in cui sorgano problemi, come purtroppo sorgono, l'autore non può ribellarsi. E quindi a questo punto l'Inder non fa mai firmare a nessuno dei suoi autori un contratto tipo vincolante. Poi, se le opere non vengono vendute, non c'è soltanto una perdita di interesse economico, ma anche una grave perdita di prestigio, di diffusione di quelle opere. Andando avanti e parlando un po' più dettagliatamente di questo mondo, la prima novità che si introduce nella nostra cultura e anche nella nostra storia editoriale, perché non si può parlare di cultura se non si parla di storia editoriale, è che l'Inder introduce un nuovo modo di pensare il libro. Il libro non è soltanto l'ideale estetico che viene diffuso, il libro è molto di più, è un prodotto culturale che va valorizzato e piazzato sui mercati internazionali per arrivare al lettore. In un articolo sul Resto del Carlino si denuncia proprio come in Italia non esista l'agente letterario. È sempre per creare questo nuovo approccio al libro che l'Inder si occupa della traduzione e della pubblicazione e dell'adattamento del testo di un'opera che è un po' provocatoria, di Sir Stanley Unwin, che riguarda The Truth About Publishing, questo è il testo, e si occupa di dire come stanno le cose prima della pubblicazione di un testo, cosa succede poi, e questo serve ad informare il lettore italiano, soprattutto delle differenze che esistono fra il mercato editoriale italiano, quindi un mercato di nicchia, e quello estero. E in questo caso quello italiano ha molte analogie con il mercato francese, perché il mercato italiano è un mercato poco sviluppato, poco stratificato, non c'è l'agente letterario, a differenza invece di altri paesi come quello americano, quello anglosassone, in cui la figura dell'agente letterario è stabilizzata già dagli anni 80 e 800, quindi stiamo parlando di un grave ritardo. Oltretutto c'è una nuova concezione dell'autore. Anche l'autore in Italia ha questo valore alto, quindi non c'era un po' quella coscienza artigianale di figura professionale inserita in una determinata categoria della filiera editoriale. Ma quando la gente si occupa di tutelare gli interessi del suo autore, si occupa anche di creare una determinata visione editoriale attorno a quell'autore, quindi quali editori potrebbero fare il caso del testo, a quali lettori potrebbe andare bene quel tipo di testo. Quindi è tutto un circolo, e credo che non ci siano parole più esatte per spiegare che cosa significhi essere un autore rappresentato dall'Inder che quelle di Sciascia stesso. Quando si incontrarono a libreria Milano nel 63, Sciascia in un successivo articolo scrive: diventavo un autore rappresentato dall'Inder, che quasi voleva dire un autore con autore. E questo significa avere la possibilità di comunicare con gli editori, e specialmente quelli stranieri, il farsi sentire, l'avere, per così dire, voce in capitolo. Quindi l'opportunità di far valere la propria opinione in relazione ai testi, alle traduzioni, e dunque alzare il tono con gli editori. La differenza la possiamo vedere in una situazione pre-Linder, quando a Sciascia viene richiesta da parte di una traduttrice la traduzione per un testo, e Sciascia accetta, ne parla con Calvino, ma
Calvino chiarisce subito come stanno le cose, ovvero è l'editore che tratta i diritti esteri, non l'autore. Noi sappiamo che Sciascia ci terrà sempre ad avere un contatto diretto con i suoi editori, corrispondenti, però in questa fase è molto importante vedere come cambiano le cose nel momento in cui entra in scena Linder. E sto parlando del caso del Giorno della Civetta. Viene pubblicato dagli editori inglese e americano con un titolo che per Sciascia di fuoco raccapricciante, ovvero Vendetta Mafia. Perché se la prende? Sostanzialmente perché si fa un uso retorico, spregevole delle parole. E sappiamo che in Sciascia le parole hanno un peso, una densità, sono parole petrose, potremmo dirla nel linguaggio dantesco. E vediamo perché. Il Giorno della Civetta era un buon titolo. Vendetta Mafia è un titolo da reportage più commerciale e si offre in questo particolare momento come testimonianza dell'esclusiva italianità del fenomeno mafioso. E la parola mafia sarebbe bastata, perché ovviamente le parole non comportano soltanto implicazioni linguistiche, ma culturali, sociali, e possiamo vedere come questa relazione di autore con autore non appartenga soltanto a una dimensione editoriale, professionale, ma c'è un contatto umano che si può palpare attraverso anche le carte d'archivio. Sto parlando di quando Linder chiede a Sciascia di tradurre il Candide di Voltaire. E Sciascia accetta, siamo nel 69, e si preoccupa anche di scrivere una nota esemplificativa per spiegare perché bisogna pubblicare un testo così razionale in un'epoca che di razionale ha ben poco. Le cose vanno avanti. Linder chiede a Sciascia sempre quando arriverà questa traduzione, e quello che arriva è molto più che una traduzione, perché è la traduzione di valori illuministici, ma anche il rovesciamento stesso. Quindi è una reinterpretazione creativa, originale, che coinvolge tante sfere. La prima risposta di Sciascia arriva nel 72. Sto aspettando il testo del Candide, quello migliore, quello con l'edizione critica migliore. E poi abbiamo quella definitiva che poi ci porta alla pubblicazione. Caro Linde, sto scrivendo un lungo racconto che mi diverte abbastanza, un Candide di oggi. E qua, leggiamo bene, vorrei questo racconto pubblicarlo prima in Francia, quindi quello che dicevamo prima, cioè questa tendenza a voler pubblicare le opere prima in Francia, perché in realtà l'attenzione per il pubblico francese c'è sempre stata, è una delle costanti che si possono riscontrare. Dunque, noi sappiamo che la prima vera partenza, come ha sottolineato Mario Fusco in un suo saggio ben noto, è il Consiglio d'Egitto nel 66, anche se il Giorno della Civetta esce nel 62 con tutte le problematiche del caso. Ma se io vi dicessi che invece dovevo uscire con un altro editore, con Julliard, c'era un contratto, era tutto pronto, ed è qui che possiamo davvero percepire quanto quel lavoro di mediazione sia complesso, sia delicato e sia importante. L'editore Julliard è in crisi economica, viene acquistato dalle Presse della Cité, e una collana, che è quella narrativa, le Lettres Nouvelles, vengono invece cedute a De Noël. Direttore di quella collana sarà dal 65 al 77 più o meno, sarà proprio Nadeau. E quindi anche a questo punto è inevitabile non toccare questo spinoso argomento. Però spinoso da un punto di vista editoriale, perché comporta comunque delle analisi ben precise, approfondite, e anche una certa cautela nel dare dei giudizi. E quindi comunque tutti i passaggi
sono approvati l'autore, quindi l'autore viene puntualmente informato di quello che succede. Nadò aveva anche promosso la pubblicazione del Consiglio d'Egitto. E perché? Perché aveva un'ispirazione letteraria che ben si confaceva allo spirito del pubblico francese. E poi sappiamo che comunque si instaura un'amicizia, un sodalizio anche professionale che dura anche dopo i problemi del 78. Ecco qua, vedete, tutte le fasi contrattuali vengono seguite dall'Inder nel momento in cui è a contatto con Nadò. L'affare Moro è il 78 e c'è sempre il solito problema, il voler vedere pubblicate le proprie opere in Francia. Allora, questo è un esempio tipo, che accadrà poi anche per il Candide, una polemica simile, ed è il problema di aver ceduto le opere a Grasset. L'ha fatto Sciascia in sua completa libertà e la cosa fa arrabbiare anche l'Inder. Infatti, potete vedere, mi ha colpito un po' con la sua frase dichiarante che il suo libro sull'affare Moro è già ceduto a Grasset. Questo perché? Perché comporta delle problematiche inerenti alla gestione dei diritti. E quindi poi c'è anche un altro aspetto che si può vedere, ovvero l'opinione di Linder in merito al mercato editoriale francese. Molte volte Linde parla di un rapporto con gli editori che sono sempre propensi a sfruttare l'autore, quindi sono dei Don Giovanni che vanno a sedurre l'autore per fargli pubblicare il libro e poi non dimostrano un vero interesse nel promuoverlo. Ci siamo? Sì. E se raffrontate invece con gli editori francesi, quelli sono dei lupi senza nessun tipo di scrupolo, che al peggio non c'è fine, esattamente. E in Francia la situazione è ancora più aleatoria dell'Italia. Non a caso l'Inder poi nel 75 sceglierà proprio di stabilire una propria sede in Francia per gestire meglio le cose, ponendovi a capo Mary Kling. Quindi a questo punto c'è una serie di questioni che possiamo riassumere in questa lettera, ovvero i problemi con Nadò. Da che cosa derivano? Principalmente dal problema che non c'è una vera diffusione, le opere non vengono vendute e Nadò purtroppo trascina le cose tanto in lungo che alla fine non può più essere venduto a qualcun altro, quell'autore. Quindi il problema è sempre il solito, tutelare l'autore in qualsiasi circostanza e è lì che l'Inder fa sempre valere la sua forza contrattuale, le sue competenze. Quindi poi il rapporto con Nadò richiede senza dubbio uno studio più diffuso, molto più approfondito, che in questa sede ovviamente non facciamo. Quando muore l'Inder, comunque i diritti restano gestiti dall'Ali, perché dei diritti esteri se ne continuerà ad occupare l'Ali, e la prima ad avere una conversazione epistolare, anche degli incontri, è proprio la Bompiani, che seduce, potremmo dire, l'autore, presentandogli le proprie collane ispirate alla letteratura francese. Però comunque questa è, per esempio, una caratteristica di Bompiani, è quella del Conte Valentino, è quella di aver voluto una collana di ispirazione francese proprio a partire dagli anni 30. Quindi
anche questo, diciamo, proseguire per rammendi di stralci, di carteggi, ci fa vedere come poi l'elemento francese sia una cosa che continua, che si ripete, però con una certa variazione, una variazione di temi e di forme. E non è un caso che, potremmo dire, la monumentalizzazione di Sciascia sia avvenuta anche nelle opere dei classici, nei classici pompiani. La collana è ispirata in ogni minimo dettaglio alla prestigiosa sorella francese, la Bibliothèque des Pléiades di Gallimard, alla quale collabora Sciascia attivamente, suggerendo anche di dividere l'opera in due volumi e poi sceglierà proprio il suo curatore, Claude Ambroise. Sì, per le prime due opere, sì, poi la terza muore, quindi. E poi c'è anche la decisione di passare il Consiglio d'Egitto ad Adelphi. Noi abbiamo parlato di una certa discontinuità nelle scelte, lo ha ben sintetizzato anche Salvatore Nigro, Silvano Nigro nel sintetizzare, perché non c'è una soluzione di continuità fra lo scrittore, fra il polemista e tra l'editore. L'unico punto d'accordo che possiamo trovare forse in fondo a tutte queste polemiche è proprio la voglia e la passione di fare bene i libri e di presentarli ai lettori in un certo modo, perché anche l'anima materiale del libro, ovvero la copertina, l'impaginazione, anche quello è un modo di comunicare il libro al lettore, e quindi questo è palpabile, si percepisce subito. E questo, poi arriviamo alla conclusione di questa carrellata, sperando di aver messo in luce alcune cose, ma anche con l'augurio di illuminare ancora di più ciò che ancora non sappiamo, o di rivedere anche ciò che crediamo di sapere, di aver ben interpretato. Per cui, un po' parafrasando il Consiglio d'Egitto, direi che il nostro compito per il futuro è quello di continuare a scavare in un mondo vivo e multiforme, che è fatto di uomini, di storia, di libri. Allora, mentre il professor Corona si sposta per avere il computer a sua disposizione, io sottolineo quanto anche questi archivi ci diano. Qui abbiamo toccato alcuni temi, in realtà la ricerca anche qui è stata molto più ampia. La dottoressa Serratti ha guardato per esempio i dati di vendita per capire quali libri sono andati bene e quali libri non sono andati bene in Francia, perché un'immagine di un autore è anche dei libri che sono letti in un certo paese, e stando molto ben attenta a rispettare le cose personali, non si toccano problemi di tipo economico, però per vedere i dati di vendita. Io devo dire che ho avuto un brivido stamattina quando è stato proiettato quello schema sul quali autori sono più letti in Francia. Giustamente il professor Mourland ha detto: ma poi non c'è il Gattopardo, che era quello più letto. Io non so come sia stato fatto, ma devo dire che già accorpare dati di vendita di libri e elementi di teatro, cosa sono? Il teatro rappresentato, il teatro pubblicato, a me è sembrato francamente un quadro, è un quadro difficilissimo da fare, non so come sia stato fatto in quel caso, ma almeno per Sciascia quello che stiamo facendo è un lavoro estremamente preciso di vedere quali sono i libri che sono venduti in un certo momento, che vuol dire che in quel momento tu di Sciascia hai una certa immagine. Vorrei dire qualcosa? Che probabilmente perché riguardavano fino a un certo periodo degli anni 60. Tommasi sì, però c'erano degli elementi incongrui, perché probabilmente Tommasi Lampedusa non era ancora stato
Quello è detto Morlandi, cioè qui non appare, quindi non so, però io so che il meccanismo di diritti d'autore SIAE per il teatro è completamente diverso dal meccanismo di diritti d'autore di romanzo, quindi mi è sembrato, come dire, un po' azzardoso, ecco. Adesso un altro dei percorsi che facciamo in questo nostro itinerario Chercher la Francia sarà sulla traduzione. L'anno prossimo, anzi, sarà dedicato particolarmente a lavorare sul tema della traduzione, quali sono le traduzioni, i traduttori di Chercher, alcuni sono ancora vivi e lottano con noi, e intanto, appunto, come abbiamo anticipato alcuni temi, anticipiamo il tema della traduzione con il professor Corona, che non solo è un collega come docente universitario e come studioso, ma è anche poeta e traduttore, e ha tradotto un'opera di Chercher che all'inizio si potrebbe dire solo i francesi conoscevano, perché in Italia era stata pubblicata in pochissimi esemplari. Invece poi è stata conosciuta tramite una prima traduzione francese e poi è stata ripresa adesso anche dal collega Corona. Prego. Grazie. Allora, commencer par une captatio benevolentia, un arrière-goût de rhétorique ancienne, qui n'est pas pour me déplaire. Car la première chose à faire est de m'excuser. Bien que le thème de ce colloque soit Leonardo Chercher, il m'arrivera malheureusement, une fois n'est pas coutume, de parler d'un point de vue nombriliste de mes propres traductions. Ces excuses sont prononcées en quelque sorte pour amoindrir cet aspect autoréférentiel. Je tâcherai d'utiliser dorénavant et dans la mesure du possible un nous de modestie. Donc au mois de juillet 2006, en fouillant dans ma bibliothèque, je suis tombé nez à nez avec le petit livre des poèmes de Leonardo Chercher, acheté un mois auparavant dans une minuscule librairie de Noto, livre paru en 97 chez l'éditeur milanais à Delphi. Comme souvent, c'est le malaise d'un après-midi dépressif qui me pousse à traduire de la poésie, et puis ancré à cette lecture émotionnante, chassant dans les arcanes de mon fort intérieur ce malaise, pendant un mois, peut-être deux, j'avancerai lentement dans les sables émouvants de cette traduction. Ensuite, il me semble l'avoir proposé à une revue française qui l'accepte, mais dès qu'elle vient, dès que la rédaction connaît, est au courant qu'il existe déjà une traduction des poèmes de Chercher faite en français, la revue renonce. Donc je prends le manuscrit et je le mets dans un tiroir. Et puis, en 2016, une conversation avec Marina Giavelli m'a permis de me souvenir de ces traductions effacées. Et dans l'immédiat de ce coup de fil providentiel, j'ai décidé aussitôt de l'envoyer à une autre revue, Europe, où Jean-Baptiste Parra l'accepte. Et maintenant, à mon grand soulagement, et j'imagine au vôtre aussi, je passe au nous de modestie avant de revenir, mais d'une façon irrégulière, sur mes pas, dans l'analyse des poèmes de cette première personne tant déclamée aujourd'hui. Alors en 1950, Leonardo Chercher publie à compte d'auteur son premier livre, Favole della dittatura, chez Bardi. Deux ans plus tard, il publiera le petit livre de La Sicilia al suo cuore. Pourquoi ce petit livre si important, du moins en ce qui nous concerne, dans l'édition Montpiane et des œuvres complètes, n'apparaît-il, sans que l'on comprenne pourquoi, que dans un deuxième appendice avec les fables, c'est la question que je me suis posée. Il est vrai qu'aux yeux des critiques, voire du public, la poésie n'est plus considérée comme importante. Pourtant, il nous semble que ces poèmes ont représenté pour Chercher quelque chose de plus qu'un simple exercice de style, un peu comme Mutatis Mutandis et toute biographie confondue, L'amaro miele de Gesualdo Bufalino. Que l'écrivain, avant de quitter les vers pour la prose, veuille laisser son propre témoignage poétique, lui qui adorait la poésie, semblerait une observation trop banale, car la teneur des poèmes, leur richesse, ne paraît pas le simple exutoire d'un jeune débutant, mais bien une voix poétique immense et chaleureuse qui offre une vision intimiste de la Sicile, et non seulement, des années 50.
C'est aussi, il nous semble, une myopie de la part de la critique, voire un effacement du poète Chercha à l'égard de ce recueil, si l'on en exclut le beau titre significatif qui apparaît ça et là dans quelques articles. Giacinto Spagnoletti, pourtant attentif à la poésie, n'en parle pas dans sa Storia della letteratura italiana del Novecento, ou plutôt ne fait que citer le livre. Dans le livre de Walter Citti sur le néoréalisme dans la poésie italienne qui va de 41 à 56, aucune mention à Chercha n'est faite. De même, dans le livre d'Aldo Gerbino, Sicilia, poésie à des mille anni, publié en 2001 chez l'éditeur Salvatore Chercha, notre écrivain apparaît de temps en temps, mais sans que l'on cite son recueil de poèmes. Comme si le prosateur voltairien, puisque de nombreux critiques aiment l'appeler ainsi, avait d'une certaine façon relégué Chercha, le poète, à l'arrière-plan. Il faut attendre la traduction de Jean-Noël Schifano, ou Schifano, parue à Paris en 1980 aux éditions Pandora, avec le texte italien en regard, pour découvrir, et les lecteurs français en profitent avant les poèmes du Sicilien, et pour les Italiens, il faudra attendre l'édition Adelphi de 1997, où les poèmes de la Sicile del suo cuore précéderont les fables. Ce livre, pourtant, n'est pas un accident de parcours, ni même un péché de jeunesse, paraphrasant Rossini, il porte en soi déjà, outre la poésie, tous les éléments du monde de l'écrivain. La Sicile, bien sûr, est le centre de ce parcours poétique. C'est grâce à elle, par elle, en elle et au-delà d'elle, que les vers jaillissent sur les pages. Ce n'est pas une Sicile touristique, c'est une île où se déploie déjà ce qu'il appellera la Siciliatudine et que Bufalino, son ami, transformera en Isolatudine. L'île, cependant, n'est pas toujours au centre du poème. Le poète semble s'en éloigner dans tous les sens pour parcourir le continent, et donc toute la féminilité ensorceleuse et paisible de l'île, suggérée par l'image des donne affacciate à la prora aerea del viale, cède bientôt le pas à d'autres visages, dietro il passo sereno delle donne, pendant qu'en filigrane croît ce sentiment de solitude qui bientôt envahit tout l'espace poétique. Il y a aussi le petit mystère de l'exergue, une phrase d'Edgar Allan Poe, dont on ignore, à vrai dire, l'origine, malgré les nombreuses recherches qui se sont démontrées insuffisantes. Qui sont les Bostoniens pour Chercha? Se valeva due soldi, non l'avremmo letto ai Bostoniani, Poe. Alors, la question, justement, est-ce que Chercha était conscient, enfin, Chercha sûrement était conscient de sa qualité de poète, et donc les Bostoniens, on ne sait pas qui ils étaient pour lui, mais c'est la conviction que ces poèmes ont vraiment une valeur certaine. Chercher à comprendre le paratexte fait partie de ce qu'Antoine Berman appelait l'horizon du traducteur. Tous les éléments, plus ou moins, permettent en quelque sorte d'affronter plus confortablement le défi traductif. Et donc, dans l'impossibilité de retrouver cette phrase de Poe, il ne reste au traducteur que de l'interpréter. La position du traducteur peut posséder au départ deux points de vue. L'un est lié à des motifs purement alimentaires, ce qui toutefois n'empêche pas une certaine empathie avec le texte au fur et à mesure que l'on avance dans le travail. L'autre est le pur plaisir du texte. La liberté du choix, sans aucune arrière-pensée, au gré d'une lecture de plus en plus attachante. Dans cette liberté temporelle, traduire permettrait alors de mieux pénétrer les mots du poète. La deuxième caractéristique paraît la plus appréciable. Donc je m'aligne moi aussi dans la lignée de Walter Mauro et surtout de Massimo Nofri, pour qui la valeur de Chercha à poète est indéniable. Toutefois, nous élargirons les thématiques du regard sachien, puisque, et nous l'avions déjà remarqué, nombreux sont les poèmes qui ressortissent à l'ailleurs. S'il est vrai que « Il silenzio vorace sulle cose paraît naître dans le village natal, selon Paese di Silenzio », il reste différent peut-être, mais bien présent. « Le cicale mordono il silenzio » et « Goldoniani sussuri ricamano il silenzio della notte ». À propos de ces murmures goldoniens, il est intéressant de rapprocher le sentiment qui naît en nous après la lecture de ces poèmes et cette épithète étrange. La Sicile est un murmure, un non-dit ou une ébauche de discours à peine susurré. Comme au théâtre, ce sentiment de baroque que la lecture déploie dans notre esprit se prête bien à ce syntagme. Non seulement les murmures qui sont bien présents, tels une baroufe chioggiotta,
annonçant des maux à venir, des malaises, voire des difficultés, mais aussi tout le lexique employé par Chiache qui ressortit à l'isotopie de la menace. Commençons par la fin du petit livre, hein, « Calco atroce, questa valle di morte, il tuo sguardo mi tocca d'odio, vetro torbido, lama di risentimenti, di inganni, secco rancore, gelo tuo crucio, eccetera, eccetera. Ce sentiment de menace ne n'est pas uniquement selon le topos d'une présence mafieuse dans l'île, bien qu'omniprésente et réelle, mais dans le cœur du poète. Selon nous, il s'agit de la menace intrinsèque à la condition humaine, et ce sentiment de fragilité est absolument baroque. Le regard, le silence, la solitude sont bien les stilèmes de l'écrivain. Alors, notre corpus et notre analyse en regard se limitera donc aux poèmes qui ont paru dans la revue Europe. Notre traduction a été faite sans connaître celle de Schifano, et il nous faut préciser que dans cette analyse comparative, il n'y a aucune volonté de primauté. La traduction de Schifano est, à notre avis, une traduction excellente, et souvent les vers traduits d'une part et de l'autre paraissent superposés. Ces deux traductions sont sans aucun doute du genre sourcier, car il n'y a aucune volonté de suivre l'esprit dans sa suprématie mutationnelle, mais plutôt de respecter le plus possible la lettre. Toutefois, ce sont deux sensibilités différentes dans les choix lexicaux qui apparaissent, et avant de procéder, il y a un point que nous aimerions souligner, une phrase de la préface de Schifano avec laquelle nous sommes entièrement d'accord. Je cite « La Sicile dans ses poésies, où trouver cœur plus désolé, une tristesse sans borne qui n'est jamais désespérance, mais dont la douleur révélée, accusée, dite avec courage et candeur, devient régénératrice. » Fin de citation. Donc, suivant la disposition de Jean-Baptiste Parra, les poèmes qu'il a prévus pour la revue, d'autant plus que nous parlions tout à l'heure de théâtre, nous commencerons donc par le lever du rideau de ce premier poème. La fontana ha chiamato le case. Alors, ce verbe chiamato, hein, cette entrée en scène montre quelques divergences dès le titre. J'ai opté pour le diminutif car il m'a semblé que cela donnait à l'ensemble un côté baroque. Le baroque étant la période où les mots sont instruments de jonglerie sous la plume des poètes. Mais là où nos chemins, Schifano et moi, résolument se séparent, c'est dans le choix du verbe chiamare, ce qui provoque aussi une modification de la préposition. Puisque de scène il s'agit de théâtre et que le décor, cette petite place au clair de lune, ne pouvait à notre avis qu'inviter les spectateurs, nous sommes, il nous semble, du côté de Watteau, Via Verlaine, mais les amants sont le jet d'eau de la fontaine et la lune, pas de citerre en vue, sinon les rêves du sommeil à venir. Hein, à ailer les maisons, à inviter les maisons. Ce deuxième poème, alors connaître le cœur d'un traducteur qui a ses raisons, que la raison de l'autre traducteur ne comprend pas, est chose curieuse. Décortiquons l'ensemble pour mieux saisir les différences. Certaines sonorités semblent passer plus mélodieusement à l'oreille de B, alors que A reste près du texte. Tutto est vraiment tout de A, mais dans le rien de B, n'y a-t-il pas la tristesse de fond qui ressortit à l'atmosphère générale de cette réunion familiale? Si les objets ont une âme pour B, l'horloge doit se taire et le fermo de Chiache n'est pas immobile. C'est beaucoup plus. C'est ce silence austère, le silence de l'abandon. Le diminutif, cette fois-ci, ne passe pas chez B en ce qui concerne les statues, statuine. Si la piazzetta placette était appropriée, les statues, il nous semble ici, sont minuscules dans l'ampleur de la pièce. Probablement petite serait plus idoine. Mais au fond, A n'a pas tous les torts. Les statuettes sont convenablement bien dressées. B avait tout d'abord mis gauche dans une deuxième version. L'épithète balourde a pris la place et renforcé le vers par les sonorités en our. Et c'est l'adverbe de temps toujours qui appelle indéniablement le démonstratif qui suit. Je comprends très bien la raison pour laquelle A a choisi l'impératif, mais je ne la partage pas et je préfère l'indicatif de B, nous quittons. Le moment n'est pas à l'injonction, il me semble plutôt à la douceur accommodante. J'envie beaucoup le temps démanteleur de Schifano, qui me paraît très approprié. Ruineux à bien y regarder n'est qu'un palliatif. En revanche, je ne suis pas d'accord avec l'ajout de la conjonction de coordination
que Chacha n'a pas pensé. Voilà. Forse si capisce meglio qui. E laisser que le silence nous sauve, Chacha ne met pas et laisser, et lâcher. Hein. En revanche, donc, je ne suis pas d'accord avec cet ajout, mais les deux vers suivants, et si distingue la memoria fino a quando ci accolga un fuoco certo, ont été traduits différemment, mais aucune des deux traductions A et B ne nous satisfait pleinement. La déperdition est évidente. Il est vrai que ce chien qui lève le museau plus doux que truffe et métonymiquement plus juste, garde en soi une réminiscence de l'Odyssée, le Nostos Aitak, ce qui justifierait pleinement la lexie antique de A. Mais affectivement, nous préférons ancienne, plus mélodieuse, qui s'insère parfaitement dans l'atmosphère désuète de ces salons vides, aux petites glaces remplies de photos. Miroir est probablement plus idoine. Mais glace connote aussi de par soi la froideur, l'éloignement, la détresse que seule la présence des photos, des morts, des absents, assurément, réchauffent à peine. Alors, y a-t-il vraiment une grande différence sémantique entre dénouer et défaire ? Sciogliere offre de nombreuses possibilités. Notre impression, voire notre sentiment, est que le temps, une fois passé, est vraiment défait. Et il n'y a pas moyen de le renouer. Seul le poème peut l'être. Mais au fond, cela n'a guère d'importance. Il n'y a que Chacha qui garde la couleur des ailes du papillon. Et je renvoie à un poème des favole della dittatura. Insonia. Troisième poème, Insonia. Hein, ce qui est entouré de jaune, ce sont les points qui diffèrent entre A et B. Et voici. Alors, nous aimons beaucoup ce poème. Cette insomnie nous ressemble, elle appartient à l'humanité, et ces vers, d'une certaine façon, nous racontent aussi quelques différences qui commencent déjà avec le choix de l'épithète stridulo, perçant pour A, strident en B, apparemment un tantinet plus sourcier. Dans la deuxième strophe, c'est le choix du passé antérieur qui, à notre avis, détonne face au passé composé de l'original. Et de la traduction B, est-ce une action résolument achevée ou cette condition d'enfermement n'est-elle pas un état constant du présent ? L'OV de A correspond bien à « en moi-même » de B, même si « caché » explique mieux, voire renforce la peur du vers suivant, qui est plus forte chez B, effrayé, que A, épeuré. Dans la dernière strophe, le « or » introductif de A, qui reprend la sonorité du « ora », n'a pas le même sens. Les médias semblent devenir une alternative, tandis que la proie est épeurée, l'aube arrive, alors que c'est la suite des événements, non pas un rôle transitif comme dans un syllogisme, mais l'instant présent d'une nuit qui laisse la place à l'aube où la peur se rapproche de la mort. Peut-être se conjugue avec serait plus idoine. Bien sûr, il reste une autre possibilité, c'est probablement la raison du choix de Schifano. Ce or doit être entendu comme l'archaïque or, O-R-E-S, c'est-à-dire dans le sens de maintenant. Divergence aussi en ce qui concerne la vision du jour qui se lève pour B. Il s'agit bien d'une libération. L'aube apporte un soulagement que métonymiquement les maisons offrent, accordent, octroient à l'insomniaque. Et puis avec rien que pour moi, de B. B remet au centre du village et de la scène le moi du poète narrateur. Le navire va s'éloigner en portant tous les sentiments dysphoriques. Il y a du mythe dans ce vaisseau à la voile de la mort, du mystère, de la douleur et de la résignation d'une capture prise, ici aussi métonymique, irrévocable. Et nous terminerons avec le deuxième des poèmes des Foglietti di Diario. Sienna, à la Fortezza. Alors, ces deux versions montrent exactement comment les traductions d'un même poème peuvent être, dans leurs différences, lexicalement légères, absolument différentes. Il ne s'agit que de la sensibilité des choix personnels de chaque traducteur, et pourtant les divergences des deux traductions paraissent profondes. Curieusement, alors que dans un autre poème, l'église toscane reste en italien,
Ici, Schifano a traduit le mot fortezza. Et seuls les garçons ont des chiens. Dans A, on évite aussi l'adjectif jeune et l'on choisit, comme dans l'original, Luna Park. Les vestes di primavera deviennent par synédoc des robes. Ce choix apparaît heureux. J'aime particulièrement ces robes de printemps. Et peut-être regrettais-je le Luna Park, mais le caractère désuet du parc d'attractions nous renvoie à une autre époque qui nous laisse songeurs. Più elementi che entrano nella mente mentre uno traduce. Pour le reste, je persiste avec mes choix. La musique fourente peut être furieuse ou déchaînée. Cela ne gêne pas vraiment. Le choix de fourente est plus sonore, bien sûr. De même, ce fait douce de A et s'adoucit de B avec une préférence pour le verbe. Mais le fol amour me gêne un peu. À image, je préfère visage. Et pétri d'ennui de B, à mon avis, est plus idoine que trituré. Je garde jalousement les yeux ardents. Voilà. J'en arrive à mes conclusions. Alors, évidemment, dans le reste des poèmes, là, je vais très vite. Il y a des différences toujours lexicales. Hein, ce sont toujours des différences lexicales, puisque la traduction est de type sourcier. Les deux traductions sont de type sourcier. Et j'en arrive... Voilà, à ma conclusion. Cette double lecture laissera de côté la critique de traduction, comme en a parlé Antoine Berman. Nous ne ferons aucune évaluation de l'une ou de l'autre traduction. Nous laisserons cela à notre lecteur implicite ou réel. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que les deux traductions gardent en soi les deux critères d'éthicité et de poéticité dont parle Berman. Travail textuel et respect du texte sont bien présents dans les deux traductions. Leonardo Sciascia n'est pas un poète facile à traduire. Comme l'a remarqué Massimo Onofri, c'est une écriture où la langue est rarefatta et come incellata. Et cela est dû aussi aux diverses influences poétiques relevées par Onofri, et en particulier la poétique hermétique. Cette Sicile, son cœur, reste pour nous qui l'avons traduite un livre dense d'émotions. Et si la tristesse semble être au bout du compte la note dominante, il est vrai néanmoins que pour Sciascia, écrire est toujours un acte d'espoir. Je cite Sciascia, hein. Regrettant néanmoins qu'on ne puisse découvrir quelque part des poèmes traduits pour remettre au centre de la discussion cet amour indiscutable, cette passion inassouvie que Leonardo Sciascia avait pour la poésie. Et je vous remercie. Grazie. Io ringrazio René Corona, che non è soltanto un critico ma un poeta, per averci permesso di chiudere questo percorso che comincia, ricordiamo, con la traduzione dell'Abate Vella e che termina con l'annuncio che l'anno prossimo lavoreremo poi in modo particolare sulle traduzioni, perché a volte ci sono state più traduzioni dello stesso romanzo, oppure prese di una traduzione. Mario Fusco, per esempio, quando ha fatto l'edizione francese, ha preso le traduzioni, comprese le proprie, e ci ha rilavorato. E quindi qual è il romanzo, qual è lo Sciascia che conoscono i francesi, vuol dire appunto lavorare anche sulle traduzioni francesi. Io mi permetto, e mi scuso con voi, mi permetto di rivolgermi ai ragazzi che adesso verranno a presentare i loro lavori, perché il collega Corona ha usato come cosa saputa qualcosa che forse i ragazzi delle scuole non sanno ancora, ha usato più volte l'aggettivo sourcier. Allora, quando si traduce, mi scuso, ma per i ragazzi è importante, visto che voi poi avete lavorato su un romanzo che parla di traduzioni. Allora, da qualche anno ci sono due aggettivi che circolano, sono stati lanciati quasi per scherzo da uno studioso di storia e di estetica della traduzione, Jean Levaillant, in Francia, e sono stati adottati da tutto il mondo che si occupa di traduzioni, e sono sourcier e cibliste. Cibliste, dalla parola cible, quindi obiettivo, indica una traduzione in cui il testo esce come se fosse stato scritto in quella lingua.
Di solito le traduzioni di romanzi sono sibliste, tu vuoi un romanzo che il lettore italiano legga con l'impressione di leggere un romanzo in una lingua che conosce. Sursi è una traduzione che sta attenta alla source, cioè all'origine, cioè alle caratteristiche anche della lingua d'origine, molte volte deve arrivare a proporre poi dei risultati che sono innovatori o quasi incongrui o bizzarri per la lingua in cui viene tradotto. Quindi Sursi e Siblist si oppongono chiaramente, poi dopo si trovano sempre formule di mediazione, ma nella visione, diciamo così, un po' generale, ecco, lui da poeta dice io e anche Schifano, che ha tradotto prima di me, di fronte alla poesia noi tendiamo a essere sursi, cioè a cercare di riprendere anche le caratteristiche formali e specifiche della lingua in cui un testo è stato scritto e cercare di farle passare, ma di non tradirle nella lingua verso cui noi andiamo. Un'ultima cosa volevo dire sempre ai ragazzi, è uscito un problema dei realia, questa è un'altra parola che dovete imparare. I realia sono le cose reali che sono dentro in una cultura e che non ci sono in un'altra. Quando Fusco scrive a Sciascia, ma dammuso, adesso sono di moda i dammusi, ma un po' di anni fa no, se soltanto se tu eri andato a Pantelleria. Allora, tu devi capire che cos'è, ma poi renderti conto come lo traduci. Lo traduci lasciando la parola così com'è, mettendo una nota, cosa che puoi fare con certe case editrici, ma non con altre. Lo traduci mettendo un a peu près, più o meno un'approssimazione. Se voi guardate le prime traduzioni di romanzi americani che sono state fatte in Italia, di fronte a delle cose stranissime, popcorn. Boh, come traduco questa cosa che non so cos'è? Poi molte volte i traduttori non sapevano. Perché no. Allora, grano scoppiato, per un italiano un grano scoppiato all'epoca voleva dire una catastrofe. Oppure lasciavano alla parola dicendo è una specie di ma. Il problema dei realia è un altro dei problemi del traduttore. Ed è importante perché molte volte la scelta sur si è siblisto, il problema di tradurre i realia da un'altra cultura, influenzano i lettori e quindi l'immagine di un autore e quindi la sua presenza in un'altra cultura. Prima di lasciare la parola, cosa che facciamo subitissimo ai ragazzi, vorrei chiedere a Françoise Gallot di presentare una bellissima iniziativa per far conoscere Sciascia nel modo forse più allettante. Grazie. Ed è una scelta di tipo cinematografico. Buongiorno, mi presento, sono Françoise Gallot, cioè in italiano Francesca Gallo, sono di origine italiana, della provincia di Agrigento, come Sciascia. L'ho incontrato quando lui aveva scritto La scomparsa di Mario Rana, sono stata ospita da lui, avevo voglia di fare un articolo e ho fatto poco a poco un film. E questo film è un documentario in cui lui si racconta Racalmuto, racconta le sue opere, perché ha fatto queste opere, e racconta la Sicilia, il suo cuore, racconta, cioè lui parla dall'inizio alla fine, parla anche della morte, della sua morte che aspetta come un'esperienza nuova nella sua vita, cioè dall'inizio alla fine. È lui che parla, non sono io. Ecco, questo film adesso è stato fatto in Francia, è stato diffuso sulle onde, ha fatto una grande carriera nei paesi di francofono, ecco, ma mai in Italia, salvo una volta con Francesco Izzo a Roma quando è uscito per la prima volta, e adesso vorrei tradurlo
in italiano e debuttare la sua carriera in Italia. Ecco. Chiedo se ci sono delle domande ai nostri relatori. Una rapida. Chiedo di dire il vostro nome in modo che non ci siano problemi al momento della registrazione. Sì, mi chiamo Antonio Marino, sono un socio dell'associazione. Volevo chiedere al professore Capatti se lui è stato detto da qualcuno che il rapporto che Claude Ambroise ha avuto con Sciascia possa essere in qualche modo paragonato a quello che Adriano Tilger aveva con Pirandello. Volevo chiederle se lei condivide questo giudizio. Visto i dibattiti infiniti che sulla parola Pirandello corrono nelle opere di Sciascia e poi in quelle di Ambroise, io non oso assolutamente stabilire una sorta di rapporto equivalente. Di fatto, io però con Ambroise di Pirandello non ho mai parlato, quindi sono io in difetto sicuramente su questo punto. Ci sono altre domande? No. Allora invito a un momento di pausa, che mi sembra anche un'ottima cosa, e in questo momento di pausa chi vuole parlare con Françoise Gallo di possibili riprese italiane, la nostra collega è là, in fondo. Grazie.